Noi siamo Kitty e Otto. Con noi farete il botto. Dei nostri video impazzirete. Se ci seguirete, se il nostro video è bello penserete, un mi piace cliccherete. Quando vuole. Mi devo preparare psicologicamente. La posso fare. La posso fare. Coraggio. Coraggio. Mi vergogno. No. Mi si bloccano le parole in gola. Dai. Salve ragazzi, non ce la faccio. Ma come è possibile che non ci riesci? Dai, dai. Ma è una cosa impegnativa, importante. Salve ragazzi, oggi siamo in compagnia di un inviato. Sei inviato? Oh. Ce la posso rifare? Allora, cos'è, la quarta volta che ci riprovo? La terza. Ma tranquilla. Salve ragazzi, oggi siamo in compagnia di un ospite speciale. Ecco a voi, Otto. Grazie, grazie, eccomi ragazzi. Ciao, 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 ciao. Mi sono dimenticata di dire chi ero io. Giusto, rifarlo. Salve ragazzi, sono Kitty e oggi abbiamo un ospite speciale. Io Otto? Sono? Non hai detto il mio stavolta il nome? Vabbè ragazzi, partiamo. Come sempre le nostre intro sono bellissime, fantastiche. Ovviamente c'è anche il bellissimo kit di rap. Sì, vabbè. Il kit di rap. Mi impiccio anch'io. Ok, ormai abbiamo preso l'abitudine di partire da questa schermata, perché come vedete c'è Johnny che sta sempre più peggiorando. Praticamente sta schiattando lentamente, poverino. E intanto da Kitty si è fatta notte. E non lo so. E infatti me lo stavo chiedendo nella mia parte, perché noi, allora adesso vi spiego la verità, noi siamo in una stanza tutti e due, registriamo tutti e due da un computer. E beh, fino a qui penso che lui sta a sinistra c'è la luce, io sto a destra c'è il buio, io questa cosa non la capisco. Va bene, dopo questa spiegazione sulla geografia delle nostre stanze e posizioni. No, la nostra sala di registrazioni è diverso. Professionale, cioè ci stanno anche i cosi tipo Grande Fratello sul muro, cioè quelle cose lì, capito? Esatto. Ok. Ve la faremo vedere. Sì, sì, proprio un giorno ve la facciamo vedere tutto, ok. Partiamo. Beh, proprio tutto, no? No, tutto, a pezzettini, Neanche. No. Un quartino. Non è che è scaduto qualcosa, vero? Non lo so, me l'hai dato tu. Ma che puzza proprio di stagnato, che schifo. Che schifo. Butta quel fregno, cioè, ti prego, veramente. Madonna, che schifo. Dai, veramente, butta quello a fare. Dai, non si può. Ragazzi, non è quello che pensate, che sto bevendo uno yogurt, sono fa schifo. No, vabbè, ma come si fa a pensare? Puzza di stagnato. Vabbè, allora. E pensare che questa piccola cosa ci ha causato tanti guari. Tanti guari ci ha causato. Tanti guari. Voglio tanto spedirla nello spazio con un calcio. No, ma la bottiglia. Immagino che tutto quello che possiamo fare è mandare il segnale ed aspettare. Beh, pronta? A quanto pare sì. Cos'è? Cosa stai facendo? Si è sentito? Cosa? Ah no, ok, no, non si è sentito. No, tranquilla. Sta succedendo qualcosa. Veloce, mandalo di nuovo. Beh. Madonna, terremoto. Che cosa? E tutto diventò rosso.
Dottore, qualcosa non va. Che cosa? L'hai fatto un po' bielorusso. Dammi una mano, Lily. Le sue condizioni si sono destabilizzate, bisogna raffigurare le dosi. Figurare? Boh. Che cosa sta succedendo qui? Pare destabilizzato. Usciamo. Ah, vabbè. Ma cosa? Usciamo dalla sua memoria, adesso. Di cosa stai parlando? Se il sistema non si stabilizza subito, lo shock potrebbe danneggiare permanente chi è dentro. Permanentemente chi è dentro. Vabbè. Mi stai prendendo No, non ci capisco più niente. Perché non stai uscendo allora? Non posso, Neil! Se entriamo, usciamo adesso. Tutto il lavoro verrà resettato. Che cazzo. Non avremo abbastanza tempo per rifare tutto prima che Johnny... Oh, porca. Non ho intenzione di seguirti. Questo non è un film e tu non sei un eroe. Ti stai solo comportando da stupida. Allora perché lo fai anche tu? Esci subito da qui. Col cavolo, se te ne vai mi metteranno in coppia con Alistair. Alistair. Hai idea di quanto puzzi? Peggio dell'odore di quell'incidente. Madonna, dattela una lavata. Dannazione, Neil, questo è quello che mi merito per averti aiutato a passare gli esami di ammissione. Ma no. Ma si conoscono da una vita sti due, insomma. Ma ci rimettono anche loro. Insomma, sono in pericolo di vita anche loro due. Esatto. Dottore? Cosa vuoi, Adessen? Sembra vada tutto bene per ora. Adessen. Adessen. Non mi piace per Adessen. Io insomma non mi sembra molto buono. Oh mio Dio, un film horror. No, io ho paura. Tipo quel pezzo su Little Big Planet, uguale, oh. No, no, io ho paura. E indovina un po', la torta di carote fa schifo. La tua torta di carote. Aspetta un secondo. Già, e all'ultima festa di Natale, tu... Oh. Scusate. Andiamo, muoviamoci prima che succeda ancora. Sai che non avevo intenzione, sai, di darti della stupida, vero? Sai che io invece sì, vero? Che cattivo, io sono tanto buono e gentile con te. Sei una stronzetta, oh. E senti! Stupida! Ah, non devo andare da casa? No! Oddio! Scusa! Non lo faccio più, no, no! Non è successo niente, non avete visto nulla. Io sono... Sto benissimo. Non mi interessa, sai. Sì, lo so, loro ormai interessa solo te. Interessi. Non è vero. Mi odiano. Non è vero, su. Finalmente è giunto il momento. We own. We are the world. Hanno fatto il teletrasporto. Ecco. We are the children. Ok, basta. Children. Sì, the children, così. Donna, siamo due pecette comunque. Fanno schifo. Oh, è piccolo. Wow, non posso credere che abbia funzionato. Oh my gosh. Ce l'abbiamo fatta. Ma non sono sicura che mi piacerà questo posto. Non sembra male. Che cosa intendi dire? Sembra un posto parecchio pacifico. Neil, hai notato qualcosa di strano prima nella stanza di Johnny? No. Cosa? C'era qualcosa di strano, l'hai notato? Tu l'hai notato? No, io non l'ho notato. Io... Allora siamo in tre coglioni. Esatto, immagino di no. Non importa, spero solo di sbagliarmi. Boh.
Intanto la casa diventa rosa ogni tanto. Sì, non è molto stabile sto ricordo. Non possiamo parlarci però. Cioè c'è il bambino, c'è la madre. Ma nulla. Proviamo a entrare in casa? Ah, oh. Sì. Boh, fallo tu. Wow, suona favoloso! Lo so, ci crederesti? Ti ci devo accompagnare un giorno. Ma che... Penso che fosse la madre. Con il papà? Non lo so. Boh, non posso interagirci. Aspetta, proviamo ad andare giù, che avevo visto lui bambino. Eccolo. Eccolo. Anche di là. No, andiamo di qua allora. Ah, questo sì, ci posso interagire. Dannazione, la sovrapposizione temporale è fuori controllo. Ah, sembra che la palla si muova da sola. E lui la sta inseguendo. Guarda quante versioni di lui ci sono, è come uno zoo. Insomma, dobbiamo trovare la versione giusta di lui. Oh, lo scoiattolo! Madonna, ma quanti ne hanno acciaccati? Tutto grazie al sacrificio di questo piccoletto. Lo spero. Madonna. Sembra che stiamo andando avanti. È una donna, fallo tu. Oh cielo, guarda che ore sono. Meglio che vado, il negozio chiude prima oggi. Ok, stai attenta, Marta. Salutami i tuoi ragazzi. Lo farò, ci si sente presto. Ma ci si sente presto. Ma muori così, no? Mentre se ne va. Sulla macchina. Adesso passa lì in veste. Beh, questa è la fine della strada. Oh no, no! E tu mi dicevi che... Lascia perdere, sembra che mi sbagliassi. Voglio dire... Voglio... Scusa. 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 Voglio dire... Voglio dire... Questo posto è così pacifico. Immagino che l'unica cosa che possa succedere sia... Merda, no! Dobbiamo tornare indietro, ora! Aspetta, che cosa succede? Chiudi il becco e vieni! Quanto si amano sti due, proprio la follia. Che se forse ho capito quello che sta per succedere? Io no. Mi sa che investe qualcuno. No, 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 ti prego, no, no, no! Lui no. No, il bambino no, vero? No, ti prego. No! No, non ci credo. No! Aia. No! No! Beh, no, so... no. Non capisco. Sei svenuto? Com'è possibile... Com'è che possiamo vedere questo quando lui non l'ha fatto? Comunque sono sorpreso che sia sopravvissuto. In realtà non lo è. Cosa? Non l'hai visto nella sua stanza, Neil? No. Johnny dormiva sul letto a castello. No. Joy! Ah no, Joy! Oh
gemelli! Cavolo! Joy, riesci a sentirmi? Joy! Perché hai colpito Joy, mamma? No, ma che cazzo, no! Perché l'hai colpito? Joy, svegliati, Joy! Svegliati! No. Joy. Oh mamma mia. Anche se erano così giovani. Perdere un fratello gemello, senza contare come deve essersi sentita la madre. Almeno Johnny aveva i beta bloccanti per rimuovere i suoi ricordi. Non che ne ricordi molto, infatti. Ricordi scollegati ma non rimossi. Da qualche parte alcuni frammenti di quei ricordi deve essere ancora presenti. E la loro madre? Non credo che abbia preso dei beta bloccanti. Sembra che abbia perso qualche rotella. O almeno... Vabbè. Scusa. Almeno non credo che chiamasse Johnny Joe come soprannome. Ma se scambiava Johnny per Joe, che pensava del vero Johnny? Non mi piace qua, muoviamoci. No. Che devo Dio. Fare? Che tristezza infinita di colpo. Sì, infatti, ok, ho tenuto nota Joy. Sembra che questo non fosse l'unico ricordo non collegato. Strano, non sta più alzando una barriera. Non portare Iella. Oh, ecco il momento triste che ci avete tutti preannunciato. Maledetti, ho pianto davvero. Joy, lo fai tu o lo faccio io? Non lo so, non è come vuoi. Dai, fallo tu, io continuo a fare Johnny. Credimi, dovresti davvero leggere questa serie. Sul serio, è davvero fortissima. Ho già letto 3 libri di fila. Complimenti. Come si chiama? Ah, To the Moon, no? No. Animorphs. Parla di un gruppo di ragazzi che si trasformano in animali per combattere le lumache che controllano la mente. Wow. Meh, non mi piace quella roba con gli alieni. Perché no? È grandioso. Invece di andare a scuola si trasformano in tigri e danno una lezione a dei mostri spaziali. L'importante è che non si va a scuola. Yeah. Fanno tipo... E puoi prendere i laser. E poi fanno piu 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 piu. Piu 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 piu. Smettila. Carissimo. Carissimo. Oh povero. Oh. Vedrai Johnny. Un giorno diventerò uno scrittore famoso. Scriverò il libro più fico di tutti i tempi e tutti i ragazzi vorranno il libro gratis. Ma come gratis? No, ma lo vorranno gratis così. No, se no io non lo pago sta merda così. Diventeremo ricchi e compreremo delle case grandissime per me e la mamma. Ma quei libri gratis non si diventa ricchi, eh? Un povero stellino lui. Vabbè, è piccolo. Scusate. Come puoi diventare ricco regalando i tuoi libri? Oh, lui ci è arrivato. È gratis per i ragazzi, i genitori dovranno ancora pagarlo, ovviamente. Ah, figo. Ah. Sì, sono sicuro che i genitori non vedano loro di darti tutti i loro soldi. Che c'è? Sei ancora arrabbiato per l'altra volta? Ah, andiamo, ce l'ho chiesto io per primo il treno. Cos'è successo al tuo premio, invece? L'ho dato via.
Sto perdendo la voce. Ad un barbone? Ascolta, non è solo per l'altro giorno. Lo sai che sei sempre stato il preferito della mamma? Ma no, dai. Ma non è vero! Ricordi l'ultimo Natale? E a Pasqua? E quando sei andata a pesca? E... Ok, ok, va bene. Se vuoi, puoi avere il mio treno. Carino. No, no, c'è lui. Davvero? No, no. Certo. No. Cioè, se te hai ragione, me ne compro un altro, no? Ah! Eccolo. Senti, Gianni, che differenza fa chi possiede? Tutto quello che è mio è anche tuo. Tanto possiamo giocarci assieme, no? Oh. Che carini che sono. Sì. Un po' più convinto, ragazzi. Giusto! Voglio dire, sei il mio fratello gemello dopo tutto. Sei come una parte di me. Oh, no, ti prego. No, ti prego, no. Ehi, andiamo a confondere i vicini. Oh. Che carini che so. Due pesti, ma carini. Cosa? Mentre piove. Sì, mentre piove, forza. Due monellacci. Oh. Ottenuto nota Animorph. No. No. Ok, ragazzi, mettiamoci un secondo in pausa e... No. No. Ecco, ragazzi. Ce l'avete preso. Dai, sta scena era abbastanza commovente, dai. Ce l'avete preso. No. Per il momento, ragazzi, io e Kitty vi salutiamo e al prossimo video. Ciao. Madonna. Ciao. Ma boh. Dai, saluta Kitty. No, ciao. Ciao.